La notte del ghiaccio e del fuoco. Snow! Snow! Gracchiò il vecchio corvo di Mormont appollaiato sulla spalla del neo lord comandante. John aveva imparato a riconoscere quel tipico verso premonitore, segno di visite inattese. Il candido profilo della sacerdotessa del fuoco si palesò sull'uscio, rischiarato dal flebile chiarore dei candelabri. Una grezza mantella nascondeva inaspettatamente le sue sinuose forme, diversamente dal consueto ed elegante vestito scarlato. John, seduto comodamente sullo scranno, fece per alzarsi. «Sedete pure!» lo pregò Melisandre, avanzando con passo felino. L'amagnante sguardo infuocato indagò celermente la stanza, divertito. Poi, una volta davanti al giovane, la donna aggiunse: «Ammetto di essere sorpresa. Mi aspettavo una camera più ampia e meno polverosa per il re del nord». Il volatile tacque improvvisamente, ma solo dopo aver raggiunto la finestra con un celere battito d'ali. Tornò a fondersi con la profonda oscurità che regnava nelle lunghe notti ai piedi della barriera. «Sapete bene che non è ciò che sono. Avete davanti il Lord Comandante dei Guardiani della Notte. Ho prestato giuramento, mia signora. Per questa notte e per tutte quelle a venire», dichiarò prima di appoggiarsi stancamente contro lo schienale. Il suo profilo svanì nella penombra. «A cosa devo la vostra visita?» chiese prima di coprirsi le labbra con il dorso della mano, assumendo un'aria assorta nella figura dell'interlocutrice. Molte questioni richiedevano la sua attenzione, affollando la sua giovane mente di nomi, luoghi, debiti e doveri a cui avrebbe dovuto trovare una soluzione. Gli riusciva difficile concentrarsi su tali sciocchezze, fin tanto che i suoi pensieri si perdevano sempre più spesso nello sconfinato paesaggio oltre il muro di ghiaccio. Gli estranei sarebbero potuti arrivare da un momento all'altro, trascinando via nel gelido abisso ogni restante traccia dell'umanità. Tutto era accaduto tanto rapidamente che non aveva avuto neanche il tempo di rendersi conto dell'importante ruolo che ora ricopriva. L'arte della politica non faceva per lui. Un lupo oramai abituato a servire sul campo di battaglia. Era con la spada fra le mani che sapeva farsi seguire ciecamente dai propri compagni, come nella notte dell'assalto dei bruti alla barriera. Tutt'altra cosa era invece gestire l'intera congrega impugnando una penna d'oca ed apponendo sigilli in cera lacca su futili missive. Mormont, con la sua inesorabile compostezza, faceva apparire quello snervante compito amministrativo come una sciocchezza qualsiasi. «Occorre un motivo», azzardò la donna, sporgendosi sensualmente dalla pila di tumi e pergamene ammassate sull'ingombra scrivania, facendo riversare a terra un malloppo di polverose lettere. Le rose labbra sbocciarono in un lussurioso sorriso. La sua pelle appariva liscia come quella di una dea, luminosa, giovane. Il mantello scarlato concedeva di intravedere un ampio scorcio dei suoi seni generosi mentre si chinava per raccogliere il materiale. «Sono tremendamente dispiaciuta», sussurrò poi, esibendo un innocente broncio. Quell'espressione da cerbiatta distolse il ragazzo da qualsiasi altro pensiero, mentre il sordo tonfo delle carte sul pavimento parve averlo alleggerito di un grosso peso. Per un istante credette che quella parte del suo tedioso incarico non avesse più bisogno di essere svolta. «Lasciatele pure, Lady Melisandre. Come posso esservi utile?» chiese, sforzandosi di riportare i suoi occhi in quelli infuocati dalla donna.